Gigi, 30 secondi. Anzi 20. L'ottava giornata del campionato di Serie A1 femminile di pallamano che ieri ha certificato la fuga da parte di Ioni Salerno, Bressanone e della Mechanic System Oderzo nella parte alta della classifica, hanno staccato tutte le altre, a spazio però per un altro acuto, per un'altra chicca. È il derby tra la formazione della Leonessa Brescia e la formazione dell'Eno, derby tutto di marca lombarda, anzi tutto di marca bresciana. Per la prima volta nella storia queste due formazioni si affrontano nella massima serie ed è una partita sentita al di là della classifica, potranno sicuramente testimoniarcelo i due tecnici. Le squadre sono in campo, si stanno riscaldando, io vedo già Giovanni Bravi pronto, il tecnico dell'Eno, che invito al mio fianco per testimoniarci, raccontarci appunto dell'importanza, mister, di questa partita al di là della classifica. Voi siete una neopromossa, avete vinto per la verità tutto quello che c'era da vincere fino ad ora, avete raccolto punti importanti soprattutto tre settimane fa in casa del Flavione in uno scontro diretto, ma questa non è una partita come tutte le altre. Allora, innanzitutto buonasera, sì, posso dire che sono contento del percorso che qui fatto dalla mia squadra. Chiaro che alcune partite forse si poteva raccogliere qualcosina in più, però come avete sottolineato voi chiaramente bisogna rimanere con i piedi per terra, non so, non è una promossa, l'obiettivo è sempre comunque salvarsi, perciò ogni punto è stato sofferto e guadagnato soprattutto quelli che abbiamo raccolto a Civitavecchia, che insomma sono contro una nostra concorrente direttissima, quindi arriviamo qui molto soddisfatti nonostante 4 punti raccolti in totale e pronti a giocarsela in un derby cittadino a Brescia, insomma non tutti lo possono dire. Brescia è una squadra che conoscete bene, peraltro vi affrontate a più riprese in amichevole anche nel precampionato. Sì, sì, anche lì abbiamo avuto l'occasione di confrontarsi, noi siamo stati tanti anni in A2 prima di fare questo salto, perciò sempre stati i rapporti tra le due società amichevoli che vanno al di là dell'agonismo logico che c'è all'interno dei 60 minuti sul campo. Sarà così anche oggi, mi auguro sarà una bella partita, ma rimangono buoni i rapporti tra le due società. Grazie. Il Leno, formazione neopromossa, il Brescia invece è un abitué del campionato di A1 maschile, ormai è una squadra che guarda con interesse alle prime sei posizioni per rientrare nella pool playoff, ha cambiato guida tecnica, Anthony Laira è arrivato Gaspare Scalia, che inviterei al mio fianco, tecnico di grande esperienza, che conosce il mondo femminile, che conosce il mondo della pallamano italiana. Buonasera mister. È un tecnico che conosce bene la realtà soprattutto della pallamano bresciana, quindi questa per lei a maggior ragione è una partita particolare. Qualche capello bianco ce l'ho anch'io, anche dopo i miei trascorsi a Leno, insomma questa è una bella sfida anche per me. Vediamo cosa verrà fuori da questa partita. Siamo sei squadre a 4 punti, Leno secondo me ha meno punti di quelli che secondo me dovrebbe avere. È una squadra che in pre-campionato ci ha già battuto e quindi noi saremo molto attenti e temiamo molto i lenesi. Grazie. Tra poco squadra in campo, allora queste le opinioni, i pareri, gli umori dei due tecnici Bravi e Scalia. Tra poco Leonessa Brescia e Leno sono pronte a sfidarsi, andiamo in pubblicità, piccolo break e poi con Pierluigi Di Marcello per raccontarvi il derby bresciano tra Brescia e Leno in diretta dal Pala San Filippo. A tra poco. Prova, eccomi.
abbiamo qualche audio aperto, perché sento forse il microfono di giù, ce l'abbiamo aperto in cuffia noi. Tu mi senti bene, Gigi? Sì, sì. Tu mi senti? Sì, sì. Ottimo. Certo. Da quando andiamo, Matteo? Ah, okay. Un derby sotto il segno del Leone, anzi, per meglio dire, della Leonessa. Brescia-Leno, primo confronto ogni epoca tra squadre bresciane nella Serie A1 di pallamano, e il match of the week della ottava giornata del massimo campionato femminile. Palla San Filippo di Brescia, da Matteo Aldamonte. Una buona serata a voi, amiche e amici della pallamano, e una buona serata qui al mio fianco a Pierluigi Di Marcello. Ciao Gigi. Ciao Matteo e ciao a tutti. È una partita, quella di stasera, che si sviluppa su tre differenti binari, su tre differenti possibilità legate alla classifica per entrambe le due formazioni: salvarsi ovviamente il prima possibile e, perché no, provare a rientrare nella Final Eight di Coppa Italia tra le prime sei della classifica, con vista diretta sulla pool playoff. Quelli che vedete in grafica sono i risultati delle gare della ottava giornata giocata ieri, con le vittorie nette da parte di Bressanone e di Salerno. Ai danni di Flavione, Veplas Dossobuono ha vinto anche Oderzo in trasferta contro il Cassano Magnago, successo della Casalgrande Padana. Tutto questo perché? Per andare a vedere la classifica anche qui con l'ausilio della grafica, perché appunto la classifica ci dice come Salerno, Bressanone e più staccata, ma appena di un punto, l'Oderzo siano in fuga ormai verso la lotta per il primato, e vedremo se per il tricolore, come è presumibile, ma dietro si lotta per rientrare in Coppa Italia, in pool playoff. Dossobuono, Brescia che è in corsa, Ariosto, Ferrara, 7 punti per entrambe. Leno invece è sotto con 4 punti, lotta per la salvezza la formazione neopromossa. Luci spente al Pala San Filippo, Pierluigi, per una grande atmosfera, entrata scenografica per le due formazioni, tanto calore, insomma, lo ascoltavamo con i due tecnici nel corso del prepartita. Partita particolare questa. Assolutamente, il derby ha un sapore tutto particolare, sicuramente il fattore emozionale la farà da padrona questa degna scenografia per una partita così importante per entrambe le due squadre. Guardano la classifica da due punti di vista diversi. Il Brescia per continuare a scavalcare la classifica e proiettarsi al quarto posto, e il Leno per staccarsi il prima possibile dalle parti basse della classifica. Esattamente, in un campionato, anzi di fatto in due campionati, questa è la verità, perché lo dicono i numeri, lo dice la classifica. Dopo appena 8 giornate, l'ottava si concluderà stasera, ma è un dato di fatto che Salerno, Bressanone, appaiate in vetta e poi la formazione dell'Oderzo stiano di fatto giocando, correndo una corsa quasi a loro dedicata. Eh sì, chiaramente questo è quello che dicono i numeri, e la prima parte di questo campionato ha detto questo. Sono le tre formazioni più in forma, hanno sicuramente i roster più interessanti, qualità tecnico-tattiche indiscusse, e lo stanno mettendo a frutto. Tra poco, con la riaccensione delle luci, avremo modo di vederle, di vedere i volti una per una delle protagoniste di questo derby lombardo tra Brescia e Leno, ma intanto vediamo le formazioni. Facciamolo con l'aiuto anche in questo caso
della grafica. Iniziamo dalla squadra di casa, iniziamo dalla Leonessa Brescia, allenata da coach Gaspare Scalia, che è un ex della partita, anche se aveva sì guidato il Leno, ma al maschile, sul versante maschile. Questa è la Leonessa Brescia con il numero 1 Cavagnini, numero 12 Brescianini, 16 il portiere titolare Piffer, a seguire Bellini, Barbariga, Colombo, Fiorillo, il capitano Galli, il vice capitano Natalia Girotto, Macchina, Morgano, Torriani, Ucchino, Tanic e Alice Lecchi. Questa la formazione della Leonessa Brescia. Versante opposto, andiamo in Casaleno, in panchina guidata da coach Giovanni Bravi, la formazione del Leno, che ha assenze importanti nella giornata odierna. Assente infatti Marilena Bettinzoli, un'ex storica di questa sfida, e vedremo come il tecnico Giovanni Bravi saprà ovviare a questa assenza. A sua disposizione anche Sara Andreani, Lorena Bertolazzi, Nerea Costanzo, Maria De Angelis, Adriana Di Guida, poi Maria Eddic, Gaia Gaddi, Eva Geminati, Giulia Losio, Nerea Medina, Delia Prandini, Romina Ramazzotti, il portiere Sara Stankowski, Ludovica Telò, Elisa Toninelli, a seguire Francesca Turina e, come detto, il tecnico è il signor Giovanni Bravi, direttore di gara. La coppia formata dai signori Nicolella di Benevento e Rispoli di Scafati, il delegato al tavolo invece il signor Fabian di Gallarate. Tra pochissimo squadra in campo, viene ultimata la presentazione delle due formazioni in un derby che, come dicevamo, come accennavamo in precedenza, ha una particolarità: è la prima volta che due formazioni della provincia di Brescia si affrontano nel massimo campionato, in un massimo campionato, tanto al maschile quanto al femminile. Non era accaduto neanche tra Leno, che ha le due formazioni, ce l'ha tanto al maschile quanto al femminile, e il Cologne, che invece è la realtà che sta difendendo assieme al Cassano Magnago i colori della Lombardia nel massimo campionato maschile. A proposito di Lombardia, Gigi, a proposito di Cassano Magnago, ieri sconfitta di misura nel campionato maschile, decima giornata per mano del Bolzano, ma questo Cassano Magnago giovanissimo di Davide Kolec sta davvero sorprendendo. Sì, è stata una partita tiratissima fino alle battute finali. Tra l'altro, per gli amanti della statistica, ieri a Cassano, per il Cassano, è stata una giornata negativa sia nel versante femminile che nel versante maschile, perché sono state le uniche due partite in cui le squadre di casa, sia nel campionato femminile che in quello maschile, hanno visto la squadra di casa soccombere per mano degli ospiti. Cassano maschile, come dire, è stata sconfitta dal Bolzano, e il Cassano femminile invece è stata sconfitta 23-29 dall'Oderzo. Due partite entrambe comunque complicate per il valore delle avversarie, perché il Bolzano si sta dimostrando nel campionato maschile la formazione che sta dominando di fatto la classifica, ha portato a 4 i punti di distacco nei confronti della prima delle inseguitrici. Si tratta in questo momento del Conversano che peraltro potrebbe però essere raggiunto dal Pressano, che invece deve scendere in campo in settimana nel recupero contro la formazione dell'MFUZ Carburex Gaeta. Invece al femminile Cassano Magnago è uscito invece sconfitto per mano della Mechanic System Oderzo, e in quel caso è stata una vittoria importante per Oderzo, perché la formazione veneta di Neven Andreasic ha potuto mantenere il contatto, lo stretto contatto, con il duo di testa formato da Bressanone e dalla Yomi Salerno. Ma vedremo quanto accadrà subito dietro, perché la Leonessa Brescia ha in casa un'opportunità ghiotta per agganciare il quarto posto, per restare in scia alle grandi del campionato. Si affiderà alle reti, in particolar modo di Mariana Tanic e di Natalia Girotto, 50 reti per parte nella classifica delle marcatrici. La bocca di fuoco invece del Leno si tratta di Sara Stankowski, giocatrice di nazionalità serba, che risulta essere in questo avvio di stagione tra le top scorer del massimo campionato. È tutto pronto per il fischio d'apertura, attaccherà da sinistra a destra dei vostri schermi in maglia bianca la formazione della Leonessa Brescia, in maglia giallo-blu invece il Leno. Ancora qualche istante, poi il via di questa sentitissima sfida. Tanto calore anche sugli spalti, particolare cura l'abbiamo visto in fase di presentazione dell'incontro, ma adesso è il momento di dare spazio al campo, di dare spazio alla palla mano giocata. E allora
primo attacco della partita, possesso nelle mani della Leonessa Brescia che lavora con Tanic in posizione di centrale, primo possesso per la formazione allenata da Gaspare Scalia. Girotto subito marcata in maniera pressante, riceve lei il pallone, il tiro di Girotto, riesce a parare Ramazzotti in un duello tutto sudamericano di nazionalità argentina. Il portiere ex Flavioni della Leonessa Brescia invece dall'altra parte ha cercato un'azione solitaria con un tiro che però è terminato alto. Nerea Medina, giocatrice spagnola. Tanic che va a sbloccare il punteggio, primo gol della partita per la formazione del Brescia, gol realizzato da Mariana Tanic in un buon movimento. Gigi, primo gol della Tanic in velocità, abbiamo visto tre capovolgimenti di fronte, questa è la chiave di lettura di entrambi gli allenatori, difesa e contropiede. Brutta palla buttata da Leno, può andarsene Girotto che recupera questo pallone, va lei da sola, Natalia Girotto si è un po' intestardita forse perché c'era Ucchino tutta sola sulla linea dei 6 metri, Girotto ha comunque ottenuto un fallo e un 9 metri, avrà la possibilità Brescia di attaccare sulla difesa schierata delle avversarie, pizzico di egoismo stavolta per Girotto. Eh sì, probabilmente poteva fare meglio, era sola in contropiede, però non è riuscita a superare Ramazzotti. Un po' pasticciata questa azione di Brescia. Tanic, Girotto, ancora Tanic, il pallone gira per uno scarico, arriva la conclusione, la parata di Ramazzotti, il tiro era stato di Mara Barbariga con la parata da parte di Ramazzotti che dà il là al rovesciamento di fronte, all'attacco da parte del Leno, c'è stato un fallo nei confronti ancora una volta dell'autrice del primo e unico tiro della partita di Leno, si tratta di Medina in posizione di centrale, invece va a far girare il pallone Turina, ancora Medina, poi Turina, un tentativo di allargare le maglie della difesa del Bresciano, c'è uno scarico, la palla che non arriva però in una posizione pericolosa per andare a prendersi quel tiro, allora può in qualche modo difendersi, ci riesce Brescia che con Piffer fa ripartire l'azione, il lancio ancora per Barbariga che è tutta sola, Barbariga viene fermata in maniera fallosa ma intelligente dalla difesa di Leno. Meglio la fase difensiva in questo momento per il Leno piuttosto che quella offensiva, seconda palla persa però buon ripiegamento in difesa e quindi ha permesso di limitare i danni. Chiusura difensiva di Maria De Angelis, classe 2001, è stata molto attenta in questo frangente, lesta soprattutto nel riprendere posizione, andare a fermare Barbariga. Tanic che in un eccesso d'altruismo va in uno contro uno, scarica, rischia di perdere quel pallone, mantiene comunque il possesso, è ammonizione all'indirizzo della difesa di Leno. Proprio Tanic va in uno contro uno, la palla larga per Barbariga, l'ha recuperata ancora De Angelis che è attenta. Rovesciamento Medina nella seconda fase, l'uno contro uno, alza la testa, osserva il movimento delle compagne, poi lo scarico, attenzione a De Angelis che ha spazio per il tiro, manca la presa del pallone De Angelis, fallo e 9 metri. Fase convulsa, fanno fatica a tenere il pallone ben saldo tra le mani e questo rallenta la fase d'attacco e facilita le ripartenze della formazione avversaria. Comunque vediamo che anche fino a questo momento anche la Ramazzotti per il Leno ha avuto un ruolo fondamentale. Intanto arriva il gol da parte di Stankowski che riesce a far valere la sua dote principale, dall'altra parte la rimessa veloce che sbatte contro il muro del Leno, il tiro era stato di Natalia Girotto in una sfida tra tiratrici che caratterizzerà senza ombra di dubbio questa sfida, brava Stankowski dall'altra parte a battere un incolpevole Piffer. Tanic vuole il pallone Galli che gioca d'appoggio, poi Tanic l'uno contro uno, la palla per Girotto, si va ancora dalle parti di Colombo, Barbariga, nuovamente Colombo, prova l'uno contro uno, deve rientrare perché gioca sul lato palla sbagliato, persa. Palla recuperata da Losio che alza la testa, osserva l'arrivo di De Angelis che prova a sgusciar via, riesce a difendere Colombo. Tante palle perse Gigi, nessuna delle due squadre però in realtà ne sta approfittando fino in fondo, siamo ancora sull'1-1 dopo 5 minuti. Non dimentichiamo che anche l'emozione in questo avvio probabilmente la fa da padrona.
cercato ottimo intervento intanto dalla Piffer, cercato il tiro Turina e Alice Piffer è riuscita ad opporsi. Buono, non riesce ad inquadrare, non riesce a chiudere bene il tiro la Turina. Quadratura. La Piffer riesce a deviarlo sopra la traversa. Quadratura per Alice Piffer, ormai stabilita qui a Brescia, portiere di origini trentine, ex anche di Conversano. Arriva il tiro e il gol di Colombo che spiazza Ramazzotti per il 2-1. Replay. Sì, probabilmente la difesa si è fatta sorprendere. Mani basse, intanto capovolgimento di fronte. E brava Piffer sul che tiro va a chiudere di sul primo palo. Con tutto il corpo in spaccata, ottimo intervento per lei. Bell'intervento, poi il tiro risponde così da parte Ramazzotti di Girotto. È stata brava Ramazzotti ad intervenire. De Angelis con ordine. Turina, palla per Stankowski. Stanno cercando di abbassare i ritmi per evitare gli errori tecnici che hanno caratterizzato i primi minuti di gara. E nonostante questo però continuano. Esatto, palla persa, palla buttata via, il contropiede di Brescia, Colombo si abbassa, Ramazzotti che riesce a chiudere. È sugli scudi Ramazzotti. Squadre che entrambe cercano la velocità, lo fanno per la verità senza troppo ordine. Ora Losio, originaria di Leno peraltro, giocatrice che tra quelle della formazione lombarda è sicuramente la ragazza con maggiore esperienza anche a livello internazionale, ha vestito la maglia azzurra. Giulia Losio, classe 97. Più foga che tattica in queste battute iniziali. E comunque attenzionerei anche la Tanic, perché anche lei ha tanti gol nelle mani. 50 gol per lei fino ad oggi contro i 53 della Stankowski. Ecco la Stankowski che prova a farsi largo, sta trovando però una buona opposizione della difesa. La bordata di Stankowski a Piffer, battuta, palla che si stampa sulla traversa e torna nelle mani dell'attacco del Leno. Turina, fallo in attacco, i passi fischiati, c'è il cambio di possesso. Seguiamo l'azione con Girotto, l'uno contro uno, il tiro cercato, c'è fallo. E 9 metri con Virginia Occhino. La palla per Tanic che libera la conclusione, palla alta sopra la traversa, cambio di possesso ancora, 2-1 sempre in favore di Brescia. Turina alza la testa, osserva Stankowski, poi Stankowski torna nuovamente per vie centrali, l'incrocio, si muove Medina, è un po' confusa questa azione di Leno, palla recuperata infatti dal Brescia, c'è il contropiede, Colombo tutta sola, Colombo va dalla linea dei 6 metri a realizzare per il 3-1. Vita facile per il Brescia, perché continuano le palle perse soprattutto durante gli incroci da parte della formazione del Leno nella manovra offensiva. Manovra per la verità neanche troppo veloce, ma molto imprecisa in fase di passaggio. Non si intendono al meglio in questi primi minuti di gara le giocatrici del Leno. Turina, Stankowski. Doppio pivot. C'è stato un fallo. Cercato l'inserimento Turina, ma è entrata Gaddi come doppio pivot. Il tiro di De Angelis sul primo palo, aveva raccolto la ribattuta due volte, doppia parata Piffer. Di Piffer. Siamo al nono, 3-1 in favore di Brescia. Colombo non c'è intesa con Galli, altra palla persa e altra chance per Leno per provare ad accelerare, ad andarsene. Stankowski, il tiro di Stankowski, c'è la parata di Piffer, il tutto però a gioco fermo perché c'è stato un fallo e allora 9 metri con la possibilità per la formazione ospite di riorganizzarsi. C'è stato anche un cambio perché è entrata Nerea Costanzo, ex di Messana e dell'Ariosto Ferrara, con il numero 7 in posizione centrale. Eccola a manovrare, cerca uno scavalcamento, va dalle parti di Gaddi, sta
giocando in posizione di pivot, sarà fermata fallosamente. Probabilmente coach Bravi ha cercato un avvicendamento in cabina di regia tra Turina e Nerea Costanzo. Subito si è fatta vedere la Costanzo in una penetrazione per vie centrali che ha messo in difficoltà il Brescia, anche se non è riuscita ad arrivare al tiro. Origini argentine per Nerea Costanzo, esperienza anche nelle nazionali giovanili. Un po' di fretta. E il tiro poi di Giulia Losio, che si dimostra invece esatto, attenta, precisa dalla sua posizione per il 3-2 al decimo minuto. Torna a segnare Leno, l'aveva fatto in una sola occasione con una conclusione dei 9 metri da parte di Stankowski, e invece è stata brava questa volta Giulia Losio soprattutto ad attendere il movimento di Piffer e a freddarla con una conclusione alta. Esatto, Matteo, hai detto benissimo tu, hai fatto una ricostruzione tecnica praticamente perfetta. Colombo che incrocia, raccoglie sul primo passo e batte Ramazzotti. Braccia basse per la difesa del Leno, in questo modo, come dire, è un invito a tirare da parte delle giocatrici del Brescia sopra la testa. Chiaramente sono quei tiri che partono all'ultimo momento, il portiere non riesce a vedere il pallone partire, quindi probabilmente fatica ad intervenire e ad usare il giusto timing per poter deviare quei palloni. Giro di palla per Leno che è sotto 4-2 all'undicesimo. Stankowski, la palla dentro per Gaddi che subisce fallo, tiro dai 7 metri e ammonizione ai danni di Colombo. Brava Gaddi a ritagliarsi. Bravissima lo spazio. Bravissima Gaddi a ricevere quel pallone, a ritagliarsi lo spazio, a buttarsi in area con tutta la sua forza e a costringere quindi in una difesa in area. Costanzo dalla linea dei 7 metri a duellare con Piffer, il tiro e la parata di Piffer, grande reattività, e poi arriva come un falco, con eccessiva foga probabilmente la Natalia Girotto. Con tutto il corpo, travolge. Costanzo, che è rimasta peraltro dolorante, ha comunque modo di riposizionarsi la difesa bresciana perché c'è un 9 metri. Brescia non ha ottenuto il massimo dalla parata di Piffer, ma è comunque riuscita ad evitare una possibile rete, può ancora difendersi al dodicesimo. Anche perché Piffer porta le sue parate a quota 6, questo straordinario rigore parato in spaccata. Ma bisogna difendersi ora, attacca Leno, Costanzo, Stankowski, Medina si muove centralmente, un incrocio con Stankowski che va da lontanissimo. La distanza siderale, palla di molto alta rispetto alla porta di Piffer che può far ripartire l'azione delle compagne. Girotto, poi la palla per Tanic, la penetrazione, ecco, Tanic, di Mariana Tanic. Fa tutto da sola, entra, come taglia la difesa dell'Eno come un burro, ne fa fuori tre di giocatrici in difesa e riesce a penetrare tirando praticamente dai 6 metri. Abbiamo visto inquadrata la panchina. Un po' disunita la difesa del Leno, soprattutto in queste fasi iniziali, non è particolarmente compatta, non stanno trovando i ritmi giusti difensivi. Costanzo in uno contro uno, la butta dentro per Gaddi che in qualche modo prova a girarsi, aveva ancora una volta ricevuto un buon pallone. Tutto questo a differenza della difesa del Brescia invece, che si sta comportando egregiamente. C'è soprattutto Girotto che tiene unite le compagne. E la Piffer che aiuta tutte a togliere le castagne al fuoco. E quando il portiere para è sempre più semplice. Stavolta Piffer tocca, ma Medina riesce a segnare. Replay per il gol da parte di Medina per il 5-3, che tiene aggrappata Leno alla partita dopo poco meno di un quarto d'ora, 13 e mezzo giocati. La palla recuperata ancora da Leno, può andarsene ora De Angelis che va in palleggio, osserva il movimento, troppa fretta, e infatti il pallone viene riconquistato da Tanic che era lì appostata, aspettava un passaggio piuttosto telefonato, e poi uno contro uno, fulminio di Tanic. Mamma che uno contro uno in velocità, quasi cost to cost. Sì, questo da scuola di pallamano. Questa è scuola di pallamano. Eseguito alla perfezione. Sì, assolutamente, vede il difensore praticamente rimasto solo, isolato sui 7 metri, lo attacca uno contro uno e va via, rapidissima, veloce. Dentro ancora il pallone per Gaddi che appoggia con grande freddezza, ha ricevuto
ancora una volta è stata molto brava, prima di tutto a farsi trovare libera e poi ad appoggiare. Esatto, ad aspettare il movimento della Piffer che aveva alzato le braccia e quindi aveva tutta lo spazio sulla testa della Piffer per poterla trafiggere, e così è stato, un morbido pallonetto spinto. E siamo sulla 6-4 in favore di chi in questo momento attacca, ovvero la Lenoessa Brescia. Giro di palla, c'è stato peraltro un cambio, è entrata Bellini con il numero 3, il tiro cercato da Girotto, ha parato Ramazzotti e ora Leno ha in mano la palla del possibile meno 2. Medina che va in palleggio, Stankowski porta lei avanti la seconda fase, ancora dentro Gaddi. Lasciata colpevolmente sola per la seconda volta, praticamente azione fotocopia, escono in due sulla Stankowski, non coprono il centrale difensivo e il secondo difensore, non riescono a coprire sulla Gaddi, non si intendono e a vita facile, quindi meno uno per il Leno che si riporta sotto. E per Gaspare Scalia ce n'è abbastanza per chiamare un time out, i due errori difensivi sono stati giudicati eccessivi e allora ascoltiamolo. Giochi qua, minuto qua, tu devi chiamarla prima, portare, spingere più verso di lei, vieni indietro e tu ti proietti verso fuori, tu non devi seguire, ma quando c'è più la devi avvisare prima, non può saperlo all'ultimo momento. Quando facciamo giro, tu devi arrivare qua in corsa tra 1 e 2, non mi interessa che tiri sopra seconda, devi andare dentro, se arriva secondo giochi contro squadra. Una palla di mezzo, ma si va dentro al centro, lì non si sta ferma perché lì non cambia niente. Corre subito a ripari il mister Scalia che cerca proprio di risolvere quell'incomprensione proprio tra la Girotto e l'Aucchino. Ha chiesto particolare attenzione soprattutto in fase di comunicazione perché la Girotto deve uscire ma poi deve tornare subito indietro per coprire sul pivot e l'Aucchino la deve guidare anche solo con la voce in copertura quando la Girotto va via. Anche perché è stata già la terza palla, l'ultima ricevuta da Gaddi, esatto, che ha prodotto effetti, un tiro dai 7 metri e due gol per Gaddi che sta giocando una signora partita, come anche Mariana Tanic. Gran gol, ancora una volta. Lo dicevamo, assolutamente sì, non si è fatta attendere la Tanic. Sul versante opposto il pallone parato da Piffer, ci aveva provato Giulia Losio che aveva lo spazio per andare a prendersi un buon tiro, non è riuscita a realizzare. 7-5, adesso Brescia attacca per il più 3. Probabilmente troppa foga, non è riuscita a rallentare per controllare il corpo e quindi ha affrettato il tiro Giulia Losio e ha trovato un'attentissima Piffer a chiuderle il palo lungo. Siamo al 16esimo, quasi scientifico, a metà esatta del primo tempo. Scalia nel chiamare la time out, giro di palla con l'uno contro uno ancora di Tanic, sicuramente la giocatrice più dotata nelle finte, nel duellare direttamente con le avversarie della formazione bresciana. Invece la più dotata al tiro è Girotto, che però fino ad ora non sta tirando benissimo per la verità, ha parato Ramazzotti, la palla ora per Stankowski il cui tiro termina al lato ma c'è stato un fallo e c'è anche due minuti per Virginia Aucchino. Eh sì, è stato giudicato particolarmente duro questo intervento in maniera fallosa e quindi si accomoda in panchina per 2 minuti di sospensione, lascia le sue compagne di squadra per 2 minuti con una giocatrice in meno. Seconda stagione con la maglia della Leonessa Brescia per Virginia Aucchino, classe 98, origini toscane, di Prato per l'esattezza. Ha trascorso anche un periodo in Danimarca nella formazione della RAU, nel settore giovanile della RAU. E ancora una volta Gaddi che sfrutta ottimamente la superiorità numerica, grande intelligenza tattica. Grande intelligenza tattica e grandissimo movimento della Gaddi, 2 volte ha ricevuto nella parte sinistra e adesso sulla parte destra. È sempre in movimento e non dà punti di riferimento alla difesa, soprattutto costretta in questo momento con una giocatrice in meno, ancora più spazi per lei, sfruttati benissimo fino alla fine. 7-6, Leno c'è, conduce sempre Brescia che attacca. Girotto parte da fermo, prova a far valere la sua potenza fisica, ancora Girotto è un po' pasticciata però questa azione d'attacco,
è ferma Tanic che non segue l'azione di Girotto, ancora Tanic per Colombo che va a sbattere contro Costanzo, rischia lo sfondamento al limite sì. Prende coraggio il Leno in questa fase. Ha aumentato i ritmi in difesa. Sì, c'è stata una munizione per De Angelis. Intanto il tiro di Tanic, tiro forzato, hanno costretto all'errore le giocatrici del Leno l'attacco bresciano. E ora Leno ha in mano la palla del possibile pareggio. Losio, Stankowski. Ancora la Gaddi che si procura un tiro dai 7 metri costringendo la Girotto a difesa in area. Tiro dai 7 metri con Stankowski. Negli ultimi 5 minuti la Gaddi è stata straordinaria, è stata praticamente perfetta. Stankowski e va a segnare, rete del pareggio 7-7, c'è tantissimo effettivamente di Gaddi in questa rimonta. Assolutamente, anche Stankowski capitalizza così l'ottimo movimento della Gaddi che aveva procurato questo tiro dei 7 metri, pareggio, e soprattutto capitalizza la formazione del Leno con un parziale di 2-0 questa superiorità numerica. Mini break per andare a rimettere tutto in equilibrio. Tanic, Girotto da lontanissimo, stavolta va a segnare Natalia Girotto che allarga le mani come a voler dire era ora, l'ha detto a se stessa probabilmente. Ha sorpreso un po' tutte, compreso la Ramazzotti che probabilmente è stata un po' colpevole a partire un po' troppo tempo prima, anche se la Girotto con quello stacco lì ha potuto vedere, aspettare il movimento del portiere ed è riuscita a spiazzarla nonostante il tiro sia stato effettuato dai 10 metri. Giocatrice dell'87 di origini brasiliane, doti atletiche indiscutibili, grande chiusura difensiva stavolta di Ucchino che aveva ingolosito quel passaggio. Ora Piffer che porta avanti l'azione della sua squadra, cede la palla a Galli, l'uno contro uno di Girotto che sotto contatto riesce a lasciare palla a Tanic, l'uno contro uno di Tanic, c'era forse un passaggio su Colombo, non se n'è accorta Tanic che comunque mantiene il possesso del pallone. Tanic è il metronomo di questa squadra, sta detta i ritmi, innesca le sue compagne, chiama gli incroci, tutto il gioco passa per le sue mani e poi si diverte con queste penetrazioni, anche se in questo caso è stata sfortunata perché ha commesso un'infrazione di passi e sul rovesciamento, stesso fallo in attacco commesso da Costanzo. Esatto. Girotto, uno contro uno, fulminio per lasciare sul posto il difensore. Tanic, lo scavalcamento, palla che è terminata al lato, ma c'è stato un fallo ai danni proprio di Mariana Tanic e tiro dai 7 metri. Non demorde la Tanic, continua ad andare dentro. Chiaramente questo tipo di gioco lo pagherà alla lunga la distanza, in quanto tantissime energie sprecate, però fino a questo momento sta reggendo benissimo. Il gol di Natalia Girotto per il 9-7 più 2 nuovamente in favore della Leonessa Brescia sul Leno quando siamo giunti al 21esimo minuto di partita di questo derby lombardo valevole per l'ottava giornata del campionato di Serie 1 femminile. Stankowski sta facendo fatica a trovare situazioni di tiro interessanti fino ad ora, ben arginata dalla difesa avversaria, ha commesso ora un errore lei in fase di costruzione. Girotto, lo scarico splendido per il tiro di Galli, palla sul palo a Ramazzotti, battuta tutto bene ma Galli sfortunata, chiude forse un po' troppo questo tiro, aveva tanto spazio, lo chiude sul primo palo, non riesce ad insaccare. Medina, Costanzo, si fa vedere Gaddi, poi Stankowski, la palla per Medina che prova l'uno contro uno, nuovamente Stankowski che deve rientrare, il pallone gettato nella mischia in una selva di mani dove ha la meglio Girotto che però commette fallo. 9 metri ancora, Medina, Stankowski per Gaddi, la palla dentro, ancora fallo. Vediamo come il Leno sta cercando prevalentemente le sue conclusioni per vie centrali, il gioco diciamo dalle sue giocatrici straniere, la Stankowski, la Costanzo e la Medina con l'aiuto della Gaddi. Intanto, questo è l'asse fondamentale centrale e infatti Stankowski va a realizzare, non usciamo da questo
perimetro di giocatrici che esatto. avevi citato da questa sì. lista. Infatti Stankowski non fa mancare, non allarghino il gioco sulle ali, quindi come dire facilitano un po' il compito della difesa accentrandola verso il centro. 9-8 il risultato, sempre in favore di Brescia. Galli, la palla larga per Colombo, poi non arriva a destinazione quel pallone destinato a Barbariga, c'è un fallo 9 metri. Il tentativo ancora di Colombo, Galli fa fatica a girarsi, riesce a tenerla Gaddi, che però viene sanzionata con una 2 minuti, giudicata eccessivamente fallosa l'opposizione da parte di Gaddi. Superiorità numerica per Brescia. Taglio per la Galli, inserimento per la Galli, non se ne avvede la difensrice e il giocatore di difesa nella posizione di primo. Si trattava di Giulia Losio. E quindi tutto molto più difficile perché si è trovato al centro della difesa costringendo ad un fallo di 2 minuti. Il tiro di Girotto che spiazza Ramazzotti dalla linea dei 9 metri e va a segnare per il 10-8 al 23esimo minuto, 23 e mezzo. Stiamo per entrare nella fase finale. Girotto e Stankowski stanno martellando. E c'è il time out chiamato da Bravi. Sulla panchina del Leno, come dicevamo, siamo al 23esimo minuto, quasi 24. Ascoltiamo proprio le parole del tecnico della formazione del Leno. Ok, Altofino, cominciamo. Facciamo subito cambio lato. Ok? Prendono me a uomo adesso. Se prendono te a uomo, facciamo 2x2 con taglio da questo lato. Da questo lato, taglia lato. 2x2 inizio io, 2x2. Sì, 2x2 okay. Destra, 1 sinistra. Se invece non la prendono uomo e non prendono uomo neanche te, mandando lei all'ala, facciamo cambio lato. Te ne ricordi, Neru? Sì. No, cambio lato e io te la passo. Dai, bella, su. Così, cambia in difesa gli anticipi e ragioniamo con la testa finché siamo in meno. In difesa, siamo in meno, facciamo tirare le ali. Capito? Cazzo. Dai, ragazzi, ancora inizio. Calma serafica per il mister Bravi, che chiede maggiore concentrazione. L'intervento finale, la chiosa di questo time out è stato della Ramazzotti, che ha chiesto un tiro dalle ali perché stanno difendendo con una giocatrice in meno e quindi non vuole tiri dal centro ma vuole tiri dalle ali. 23-38 sul cronometro della partita, attacca con il pallone nelle mani dopo il time out dal suo tecnico Giovanni Bravi. Il Leno con la marcatura uomo per Losio, adesso è rientrata Tanic che gioca comunque come centroavanti molto aggressivo, e Losio invece è estremamente astuta, attenta, brava ad incunearsi alle spalle del difensore avversario e va lei a segnare la palla del nuovo meno uno. Meraviglioso il passaggio anche della Prandini, è stato con il contagiri, passaggio schiacciato, la Losio riceve in penetrazione e accorcia le distanze. Prandini che è neoentrata al posto di Nerea. Peraltro, Nerea Medina peraltro con la fascia da capitano, ha sostituito in questo ruolo Marilena Bettinzoli, un'ex storica peraltro di questa partita. Ha vestito a lungo la maglia del Brescia, assente per infortunio. Ha perso palla Leno, Girotto, Galli. Girotto prova a dare ritmo all'azione, lo scarico per il tiro di Barbariga. Ha parato Ramazzotti, Stankowski per Costanzo, che però abbassa i ritmi dell'attacco di Leno. È stata lei a chiedere quel tiro dall'ala e soprattutto giustamente hanno portato al tiro l'ala destra, anche perché è destra di mano, quindi gioca fuori posizione e fa più fatica, e infatti per i neofiti della pallamano chiaramente tirare dal lato destro del campo con il braccio destro ha un'apertura di angolo sicuramente inferiore, esatto. Questo porta a maggiori difficoltà e a maggiore semplicità invece per il portiere nel coprire la traiettoria di tiro.
Attenzione alla palla nelle mani di Girotto, il cui tiro a Ramazzotti, battuta per come esulta Ramazzotti, probabilmente c'è stato un tocco impercettibile, ma c'è stato. Palla che poi è terminata, ha contribuito sicuramente. Questa è una parata da attribuire a Ramazzotti, perché ha deviato la traiettoria della palla sul palo. Stankowski la butta dentro per un fallo. Stankowski ancora. Poi il tiro cercato, c'è stato ennesimo fallo e un tiro dai 7 metri. Fallo ai danni di Prandini, che è stata brava. Ottimo impatto con la partita da parte di Prandini. Buono il suo cambio di direzione, è andata verso l'esterno tra primo e secondo difensore con uno scavalcamento, costringendo al fallo. Cavagnini tra i pali ha sostituito Piffer per questo tiro dai 7 metri. Sempre Stankowski dalla linea, non cambia l'esito. Rete del 10-10. Intuisce Cavagnini il lato del tiro. Purtroppo è mancato forse un po' di spinta per riuscire ad arrivare in tempo su quella traiettoria. Comunque un tiro preciso e forte. Estremo equilibrio, estrema incertezza. Parità, 10-10. Qui alla pala San Filippo, la pala per Colombo, attacca Brescia. Si va per vie centrali, a sinistra c'è Tanic che reclama il pallone, prova a farsi vedere Ucchino, la palla buttata non c'era dentro. Spazio, sì, non c'era spazio. Passaggio forzato infatti, allora Costanzo per l'accelerazione di Leno, che adesso ha addirittura la palla del vantaggio nelle mani, il pallone dentro sulla linea e arriva il gol del più uno da parte di Elisa Toninelli, che va a segnare. E ancora una disattenzione difensiva di Brescia sulla linea dei 6 metri, sui pivot Gaddi e Toninelli in questa occasione. Non riescono a coprire bene sul pivot e il Leno ne approfitta. Tutte le trame di gioco portano a smarcare i pivot, che si muovono con una grandissima velocità all'interno delle maglie della difesa. Tanic deve andare in uno contro uno, deve prendere per mano la squadra. Ottimo lo scarico di Tanic per la mancata chiusura di Turina, e c'è tutto Colombo, lo spazio per Colombo approfitta per andare a segnare. Era tutta concentrata nel mezzo, nella parte centrale, la difesa di Leno, in maniera probabilmente immotivata. Probabilmente è saltata qualche automatismo. Hanno sbagliato a contare, qualcuno si è persa la diretta giocatrice su cui difendere, si sono accavallati. E ancora una volta Toninelli, che stavolta va a sbattere contro una eccezionale Alice Piffer. Osserviamo questa azione d'attacco adesso da parte del Brescia, lo scarico, la palla per il tiro di Tanic, che aveva provato in un'azione solitaria, il pallone però è stato annullato il gol, perché Tanic ha commesso un'infrazione in attacco. E allora Costanzo per l'uno contro uno sotto fallo commesso da Colombo, 9 metri, con Toninelli pronta a far ripartire l'azione. Prandini, Stankowski, si fa vedere Losio che va a puntare Galli, la quale non reagisce alla finta. Allora Costanzo deve nuovamente riorganizzare l'azione d'attacco e far ripartire l'azione. Prandini ancora, è larga Turina. Prandini pasticcia un po', infatti commette un fallo in attacco, fase un po' concitata, confusa della partita. Prova Brescia ancora la parata e poi il tiro, e il gol di Virginia Ucchino, che sul secondo tentativo va a realizzare il primo. Intanto stiamo vedendo la parte finale dell'azione, il primo tiro era stato di Zoraima Torriani con la parata da parte di Ramazzotti, e poi il gol realizzato da Ucchino. 12-11 in favore di Brescia, siamo nei secondi finali del primo tempo. Stankowski prova lei l'uno contro uno, poi il tiro di Stankowski, è fortunata stavolta Piffer, il lancio di Piffer per Colombo, che è tutta sola. Colombo 2-0 di parziale da parte di Brescia proprio nella fase finale del primo tempo, ed eccola l'azione del 13-11. Nulla può questa volta la Ramazzotti, che è arrivata a quota 10 parate e che ha tenuto a galla le sue giocatrici, e nulla può. E si scalda intanto il Pala San Filippo, perché ha capito il momento positivo della formazione di casa. Ancora una palla persa. A tempo scaduto il tiro dalla distanza sull'ennesima palla persa da parte di Leno. Finisce così il primo tempo. Grande equilibrio con entrambe le squadre, che stanno facendo valere
e stanno mettendo in campo soprattutto le loro armi migliori. Passaggio finale positivo per Brescia, che va avanti sul più due negli spogliatoi. Ha accelerato il Brescia in queste fasi finali ed è riuscito a portare il naso avanti, più due per il Brescia, anche se deve registrare ancora tantissimo la fase difensiva, perché il Leno sta continuando a trovare spazio soprattutto dalla posizione di pivot e quindi devono essere più chiuse e migliorare anche il Brescia questa fase d'attacco per continuare a macinare gol. Avrà modo di parlarne con le sue giocatrici Gaspare Scalia, il tecnico della Leonessa Brescia. Noi andiamo in pubblicità, linea alla regia Milano, poi torniamo in diretta dalla Pala San Filippo. A tra poco. Intervallo del match of the week dell'ottava giornata del campionato di Serie A1 femminile con la Leonessa Brescia avanti 13-11 sul Leno, ma abbiamo tempo un attimo per dedicarci a quanto è accaduto ieri nella decima giornata invece del campionato di Serie A1 maschile. Questo è il quadro dei risultati, grande equilibrio con la certezza Bolzano in vetta. Bolzano ha battuto 23-22 il Cassano Magnago. Stiamo vedendo la classifica per quanto riguarda invece il quadro dei risultati di nuovo, se la regia può nuovamente riproporcelo. Abbiamo registrato la vittoria da parte del Metelli del Siena, che ha battuto invece il Metelli Cologne, vittoria della Junior Fasano 31-27 contro il Gaeta, vittoria anche per Pressano che ha superato invece l'Alperia Merano. Conversano batte il Bologna United e per quanto riguarda invece il Fondi, successo importante per quanto riguarda la classifica, vediamola nuovamente insieme perché appunto in classifica invece la formazione del Bolzano guida la classifica, guida la graduatoria con 4 punti di vantaggio sul Conversano. Conversano a 15, Cassano Magnago invece scivolata a 14 punti. Il Pressano, che deve recuperare la partita col Gaeta, di punti ne ha 13, ma ha la chance il prossimo 5 dicembre di agganciare proprio il Conversano.
tornata prepotentemente il fondo, dietro blocco con Siena, Bressanone e Fasano, tutte appaiate a quota 10 punti, scivola giù il Trieste, 8 punti per il Metelli Colonia, dietro si lotta invece per quanto riguarda la salvezza, Merano a 7 punti, Gaeta a 5, Cingoli allo stesso modo a 5 punti e il Bologna United a 2 punti. E proprio Cingoli e Bologna United saranno protagoniste la settimana prossima del Match of the Week della 11ª giornata del campionato di A1 maschile, in diretta qui su Sport Italia dal Palasavena. Si affronteranno per un incontro, Pierluigi, di grande importanza, perché in questo girone unico, dove per la salvezza si lotta di fatto solo in questa fase, solo in regular season, giocarsi gli scontri diretti, giocarseli bene è fondamentale. Eh sì, è importantissimo, soprattutto come dicevi giustamente tu, per la parte bassa della classifica, e tutte le squadre devono cercare di non perdere assolutamente punti, soprattutto in casa. Questo è il destino del Bologna, il destino del Cingoli, il destino del Gaeta. Abbiamo visto, Matteo, come in quest'ultimo mese siano cambiate tantissimi gli equilibri nella classifica del massimo campionato di Serie A, con il Pressano che sta riprendendo quota, con il Trieste che è scivolato in ottava posizione, con un Siena che è diventato molto, come dire, non più una sorpresa ma una sicurezza, ok, si è consolidato, e quindi tutto in fase di grande cambiamento di equilibri. E lo vedremo come andrà, lo vedremo nelle prossime settimane, tra poco vedremo anche come finirà questo Match of the Week femminile tra Brescia e Leno. Brescia avanti, 13-11, pubblicità e poi torniamo nuovamente in diretta da Pala San Filippo per i secondi e decisivi 30 minuti, a tra poco.
13-11 in favore della Leonessa Brescia sul Leno in questo derby lombardo valevole per l'ottava giornata del campionato di Serie A1 femminile di pallamano, match of the week di questa domenica di pallamano, nuova domenica di pallamano qui su Sport Italia. Grande equilibrio, Pierluigi, pronostici vietati, assolutamente. Assolutamente vietati, il punteggio anche è stato altalenante all'interno del primo tempo, le squadre si sono avvicendate nel punteggio anche su tutta la parte iniziale di questa partita, e guardando le statistiche, se possono essere indicative, vediamo che in questo momento il Leno sta pagando le 10 palle perse contro le 7 palle perse del Brescia, ed è lì dove possiamo trovare la chiave di lettura statistica di questo primo tempo. Ripresa che è iniziata con il pallone nelle mani di Leno. Stankowski subito per il primo attacco, sempre difesa aggressiva con Tanic molto alta come centroavanti, il tiro e la bella rete di Medina che batte con un gran gol stavolta Piffer. Bellissimo, Medina si avvicina alla difesa, scaglia questo tiro sul secondo palo con tutta la sua forza. Fallo, buona la chiusura invece su Tanic, uno contro uno, la palla dentro per Ucchino che riesce a realizzare, e quella zona di campo deve far bene ai pivot in generale, esatto, perché lei aveva fatto benissimo Gaddi, adesso è brava Ucchino invece, che sarà vista invece molto poco nel primo tempo. Grande parata, doppia parata della Piffer. Rientra così dagli spogliatoi la Piffer con due straordinarie parate, una da terzino destro in spaccata sul secondo palo e l'altra sulla ribattuta dall'ala sinistra alto sul secondo palo, tecnicamente perfetta, ineccepibili i due interventi di Alice Piffer che danno modo a Brescia di poter attaccare per il possibile più tre. Tanic che va ad organizzare l'azione d'attacco, a posizionare il pivot, gioca d'appoggio Ucchino, poi Girotto, lanciata ancora Tanic, il tiro murato, palla che è terminata un po' stanca, la Tanic sta pagando tutta la sua energia sprecata nella prima frazione di gioco, in questo momento probabilmente si dedicherà più alla fase gestionale organizzativa dell'attacco. Il tiro invece di Girotto che ha subito peraltro anche un colpo, facile preda della Ramazzotti. Costanzo, c'è stato l'anticipo e la palla ancora una volta recuperata. Tanic, tanta fretta per il Leno in questa azione, palla buttata. Nuovamente Tanic che subisce fallo, fretta che aveva caratterizzato anche, esatto, l'avvio di partita del Leno, che poi col passare dei minuti aveva via via preso coraggio e trovato maggiore concentrazione. Adesso bisogna però serrare le fila perché Brescia sta fuggendo via, lo fa con questo uno contro uno che vediamo nel rallenti riproposto dalla nostra regia, il gol di Natalia Girotto per il 15-12 più 3 a 2,5 dall'inizio del secondo tempo. Stankowski, la palla che batte sul palo e sta mettendo in fila una serie di errori preoccupanti a questo punto. E soprattutto sta perdendo di lucidità, sta affrettando il tiro, sono tiri affrettati senza ritmo, non costruiti, quasi di frustrazione. Sta facendo scappar via la squadra di casa. Momento invece positivo, ovviamente al contrario per la Leonessa Brescia che attacca l'uno contro uno, ancora una volta ha freddato il suo tutte le sue forze, diretto uno concorrente, rivediamolo. Uno contro uno verso l'esterno, si intrufola e batte una Ramazzotti che probabilmente non si aspettava. Medina chiede ordine e disciplina alle compagne, va lei ad organizzare l'azione. Costanzo, Gaddi che prova un'azione personale, ha provato a sorprendere la difesa avversaria, avrebbe dovuto da principio dare palla a Stankowski. E adesso sicuramente la Gaddi è un'attenzionata speciale dopo che il primo tempo ha fatto veramente male. Brava Stankowski invece a lanciare questa volta a Costanzo che ha subito fallo, voleva qualcosa in più, esatto, probabilmente Costanzo. Probabilmente stava cercando il tiro dai 7 metri non ravvisato dalla coppia arbitrale. Ancora Costanzo che si muove, ci prova Stankowski, tiro alto. Non inquadra la porta Stankowski, il secondo tiro della Stankowski sbagliato. Anche questo tiro affrettato, praticamente da fermo, ha chiesto troppo probabilmente ai suoi centimetri, 180 per la precisione.
errore in fase di possesso per Natalia Girotto, che non ha tenuto il pallone nelle mani, ha commesso un'infrazione di doppia. E adesso con calma il Leno. Stankowski, giocatrice serba, arrivata quest'anno nella campagna di rafforzamento dopo l'ufficialità del ripescaggio nella massima serie per la formazione bresciana. Il tiro adesso di Costanzo, che schiaccia troppo a terra, si è mangiato un gol praticamente fatto. 16-12, Girotto va dalle parti di Colombo, lo scarico per Torriani, errori da una parte e dall'altra. Eh sì, questa è una fase particolarmente confusa e convulsa della partita. Medina, Gaddi, poi Stankowski. Lauchino esce praticamente a difendere sulla Stankowski fino agli 11 metri per non farle prendere il ritmo, per non farle prendere velocità. Difesa altissima per il Brescia. C'è stato un fallo ora da parte di Natalia Girotto, 2 minuti. Sospensione temporanea, sarà superiorità numerica per la Leonessa Brescia. Anche questi 2 minuti presi dall'astuzia della Gatti. Superiorità numerica ovviamente per il Leno. Una giocatrice in meno per la Leonessa Brescia. Stankowski, spazi larghi adesso per Leno. Costanzo, Medina, che va nuovamente da Stankowski. L'elevazione cercata, poi Gaddi. Nonostante stiano giocando con una giocatrice in più, continuano a cercare le vie centrali, che fino adesso hanno portato un buon bottino di reti. Stankowski, ed ecco Medina che va dentro e riesce a schiacciare e a segnare. C'era il varco lì nel mezzo, ne ha approfittato. Attacca la Stankowski, chiudono in due, si sposta la Gaddi, la seguono e chiaramente c'è tutto lo spazio per poter effettuare questa bellissima penetrazione. C'è un cambio per Brescia, che attacca con una giocatrice in meno. Bellini, che lavora da centrale. C'è del pallone a Tanic, uno contro uno prepotente di Tanic. Continua a macinare gioco, continua a impegnare le giocatrici, perché è giusto, per creare spazio anche alle sue compagne di squadra, è giusto attaccare gli spazi. Nuovamente Bellini, l'uno contro uno era stato ottimo, poi lo scavalcamento, il tiro parato da Ramazzotti. Un gol praticamente fatto, ma la Ramazzotti riesce a togliere e a negare la gioia del gol. E arriva il gol dall'altra parte invece, da parte di Turina, gol che arriva dalle ali. Giocano in superiorità numerica e la regola e la logica dice questo, che c'è maggior spazio per le ali. Primo piano per Turina. Seguiamo l'attacco con Torriani. Gioco fermo intanto, inquadratura per Medina, che ha subito un colpo ed è a terra dolorante. Ne sta facendo a meno. Passivo. La formazione dell'Eno, c'è la segnalazione di passivo. Il tiro di Colombo forzato, palla che sbatte sulla parte alta della traversa, graziata Ramazzotti. Risultato che non cambia, 16-14 in favore di Brescia. La traversa nega questa volta la gioia del gol alla Colombo, che ne ha fatti già 5 per la verità, quindi altissimo il suo bottino personale. Leno può nuovamente tornare nel corso della partita, nella storia della partita, lo ha già fatto nel primo tempo recuperando lo svantaggio, andando a pareggiare, e adesso ha una nuova chance per restare lì aggrappata, andare sul meno uno. Stankowski, l'incrocio, poi la palla che è un invito per Giulia Loso, che la mette tra le gambe di Piffer. Ottima l'azione costruita da Leno, meravigliosa, ottimo questo scalare, azione di scalare, e là ha tutto lo spazio per poter
aveva trafiggio. Forse anche Galli lo spazio questa volta e deve fare tutto, tutto da sola, e lo fa alla perfezione Mariana Tanic, uno contro uno, e va a segnare. 17-15, subito rimessa veloce cercata da Leno, c'è un fallo, 9 metri. Continuano a venire dai giocatori delle posizioni di centro, quindi dai terzini, i gol per il Brescia. 6 gol per la Tanic, 5 gol per Colombo e Girotto. Losio, che adesso è passata in posizione di terzino, ha invertito il ruolo con Stankowski. È uno schema però per portare Stank in posizione pericolosa. Girotto però la sua diretta marcatrice, e infatti ancora una volta Natalia Girotto riesce a costringere all'errore l'avversario. Proprio lei va a portare avanti l'azione, poi Tanic, l'uno contro uno di Tanic, la palla dentro sulla linea. Pretenzioso questo passaggio. Pallone recuperato, infatti si arrabbia Ramazzotti perché voleva una compagna più avanti, in posizione più pericolosa per lanciare e cercare maggiormente la velocità. Sì, voleva far male chiaramente in seconda fase per così trovare spazi e cercare la via del gol in modo più facile. Stankowski, ecco Gaddi, e tiro dai 7 metri. Brava Gaddi a stare nel posto giusto al momento giusto, stavolta a sortire gli effetti sperati è stata però la pericolosità di Stankowski. È bastata la sua sola elevazione a portare fuori due difensori e poi Gaddi era tutta sola. C'è stato anche un 2 minuti peraltro, superiorità numerica, 2 minuti per Ucchino, inquadratura per Bravi che dà indicazioni a Stankowski, dalla linea dei 7 metri va a Giulia Losio che non sbaglia, rete del 17-16, Leno è sempre lì. Sempre attaccata. Dicevamo, secondi 2 minuti per Lauchino, tutte e due presi per colpa della Gaddi, quindi questa Gaddi sta facendo proprio tanto tanto male, per colpa o per merito, esatto, perché chiaramente se dovessimo chiederlo a coach Bravi dipende, probabilmente esatto, ci parlerebbe di merito. Girotto, l'uno contro uno, va in elevazione, poi ha lasciato palla a Tanic. Ancora Girotto, una serie di rimpalli, palla che è finita sui piedi di Prandini, allora 9 metri con Torriani, pronto a far ripartire l'azione. Va in palleggio adesso Tanic che la scarica a sinistra, Girotto verso l'esterno, fallo e 9 metri. Fanno buona guardia sulla Girotto che stava cercando una penetrazione. Continua la situazione di uno contro uno. Tiro cercato dalla Tanic, non preciso purtroppo questa volta, palla che è terminata lei al lato. E Leno ancora una volta con estrema pazienza attacca per provare a portarsi in situazione di parità. Ancora Gaddi, ancora tiro dai 7 metri, ancora Gaddi, ancora tiro da 7 metri, e questa volta il merito è di Prandini che fa tutto da solo a cost to cost, arriva, attacca lo spazio, chiudono in due su di lei. Morbido, precisissimo passaggio per la Gaddi che tesorizza così. 7 metri per lei. Abbiamo visto il cambio tra i pali che non sortisce però gli effetti sperati perché Losio è ancora una volta andata a segnare. Che derby, Matteo, 17 pari. Aveva ancora provato, c'è tanto da giocare. Ci aveva provato Brescianini che è il terzo portiere nelle fila della Leonessa Brescia, eh sì, dicevi bene, che derby perché equilibrio assoluto, 17-17. Torriani che risale, cede palla a Tanic che si ferma, osserva il movimento delle compagne, ancora Torriani, la finta di tiro di Torriani, fallo e 9 metri. È rientrata Ucchino con il Brescia che dunque supera la fase di inferiorità numerica che ha dato i frutti sperati a Leno, come era avvenuto del resto nel corso del primo tempo. Il tiro di Colombo, grande parata, grandissima di parata di Ramazzotti. Colombo va in eret, si inarca, cerca il palo lungo ma trova la mano della Ramazzotti. I passi di Stankowski, cambio di possesso, errori da una parte e dall'altra. Girotto ora che va in palleggio, attende il movimento di Galli, il tiro di Galli sul primo palo che va a segnare, rete del 18-17, replay. Meravigliosa la parata di prima, questa volta Ramazzotti non è del tutto incolpevole, si sposta colpevolmente prima, probabilmente sul secondo palo,
e lascia un facile tiro sul primo, anche perché non aveva spazio per risalire l'ala, e quindi facilita il compito alla Galli. C'è stato un cambio adesso, è entrata Andreani, classe 2003, in posizione di terzino destro, ha sostituito Stankowski nelle fila dell'Eno, adesso era andato a tagliare come doppio pivot, l'anticipo di Prandini che riesce ad evitare il contropiede e si fa perdonare quel passaggio sbagliato. Bravissima Prandini, fa tutto lei, sbaglia e recupera, tutto da rifare. Andreani, il giro di palla, poi Prandini, il taglio ancora di Andreani come doppio pivot, Losio, la palla per Costanzo, fallo e 9 metri. Le finte di Prandini che non trova spazio però per andare a concludere, fallo di nuovo. Si riparte dai 9 metri, il tiro di Costanzo ha parato Piffer che ha bloccato con i piedi il lancio, perfetto, grande parata, attenzione a Torriani che però ha la seconda chance e va a realizzare sulla ribattuta, 19-17, aveva parato in prima battuta Ramazzotti, poi aveva parato Piffer addirittura in prima battuta che ha lanciato il contropiede, para Ramazzotti sulla ribattuta, i portieri sugli scudi questa sera da una parte e dall'altra. Non ha avuto però il giusto aiuto delle compagne Ramazzotti sul primo dei due interventi, poi Torriani era lì appostato, ha avuto vita facile, è andata a realizzare per il 19-17, per il 2-0 di parziale con cui Brescia torna nuovamente sul più 2 dalla situazione di parità da cui si era partiti dal 17-17. Siamo al 45esimo minuto, attacco per Andreani, poi va a destra dove c'è Loso che deve risalire, la palla per Costanzo, l'uno contro uno di Costanzo, lo scarico ancora Andreani, il tiro cercato, fallo e 9 metri. Ottimo anche l'impatto di Andreani questa partita, come del resto della Prandini che non sta facendo rimpiangere Nerea Medina. È stata Andreani però questa volta a commettere il fallo in attacco che ha portato al recupero del pallone da parte di Brescia. Andreani che mi ha subito smentito con questo errore in fase d'attacco. Giocatrice giovanissima comunque, dicevamo in precedenza, classe 2003. Un prospetto. Tanic, la palla per Colombo che prova in appoggio la conclusione centrale, a vita facile questa volta Ramazzotti che trova in Prandini le mani giuste per affidare quel pallone, ora Gaddi, Andreani di nuovo, l'uno contro uno di Prandini, la palla larga per Andreani, lo scarico per Loso che non ha spazio, deve risalire e subisce il fallo commesso da Galli. 5-1 per il Brescia con Tanic posizione di centravanti a dar fastidio alla manovra, alla circolazione di palla, c'è riuscita proprio in questo frangente. Richiamata in panchina Andreani, torna nuovamente in campo Stankowski, qualche minuto per rifiatare, per accelerare adesso in questi minuti finali di partita, Costanzo per il 19-18. Questa volta il tiro schiacciato riesce a trafiggere la Piffer con l'aiuto della traversa. Quante penetrazioni. 19-18 il risultato, attacca Brescia con Girotto, la palla per Colombo, poi si va a sinistra dove Bellini va ad attaccare in palleggio, c'è taglio. Fuori adesso Tanic, il tiro cercato, vuole un tocco Torriani da parte del muro, un tocco non ravvisato però dalla coppia arbitrale che assegna nuovamente il pallone alla formazione dell'Eno. Non si intendono stavolta Prandini e Stankowski, Stankowski si era mossa per un incrocio e poi Prandini commette un'ingenuità. Questa è una ingenuità gratuita che può costare caro nel morale in questa fase delicatissima del match, dove il Leno aveva l'inerzia della partita, si ritrova con una giocatrice in meno, ma in maniera del tutto gratuita. Vedremo come e se il Brescia riuscirà ad approfittare di questa sospensione. Prandini è stata sanzionata con un 2 minuti per aver allontanato il pallone dopo l'infrazione d'attacco commessa.
Bellini, adesso in superiorità numerica il Brescia. Torriani rischia l'invasione, riesce a fermarsi un attimo prima, a tornare centralmente. Girotto, il tiro di Girotto, grande reattività di Ramazzotti che para. Grande reattività di Ramazzotti, probabilmente c'era lo scalare su Galli. Ramazzotti si sentiva il tiro, Ramazzotti, la Girotto si sentiva il tiro, ma Ramazzotti si sentiva la parata. La parata, esatto. Losio per il tentativo di reazione di Leno, che è sotto di uno e che ha una giocatrice in meno. Stankowski, la conclusione no, violenta, sì. Aveva finito i passi Stankowski, che ha dovuto concludere senza però la giusta rincorsa, senza il giusto slancio. Infatti il suo tiro è stato facile preda. Torriani invece dall'altra parte va a segnare. Colpa della Stankowski questa situazione, perché scuola di pallamano, uno in meno, senza fretta e non giocare in velocità. Si è creato lo spazio poi da quella parte dove Torriani è riuscito a freddare Ramazzotti. 20 a 18 il risultato. Si rivede De Angelis in campo. Time out chiamato da Bravi su questo attacco da parte del Leno. C'era forse lo spazio per Losio per liberare Toninelli sulla linea dei 6 metri. Bravi ha optato per il time out. Ascoltiamolo. Adesso da subito, se serve, devi uscire a prendere il pallone e smistarlo senza rubare, senza perderlo. Sala, start on the wing, Giuli, parte a Tortino, quando ti arriva la palla di là facciamo croce. You start from the wing, when the ball comes from the other side, you play across, Giuli takes you the ball. If you have the ball, you can't shoot. Dai, manca ancora, dai! Forza! La seraficità di Bravi contrasta con la carica della Medina, entrambe le cose probabilmente serviranno per la gestione di questa fase d'attacco, perché il mister Bravi ha predicato calma, vuole che la Gaddi partecipi in questa manovra d'attacco uscendo a prendere il pallone senza perderlo, e vuole che la Stankowski vada ad incrociare per cercare di creare movimento e cercare di creare spazi nella difesa del Brescia. Squadre che sono rientrate in campo quando mancano 11 minuti alla termine della sfida. 20 a 18 il risultato. Due reti da recuperare per Leno che attacca. Losio in inferiorità numerica, la formazione ospite. De Angelis perde palla, Losio che riesce in qualche modo a riconquistarla, poi la cede però direttamente all'avversario. Ha riconquistato palla Colombo, che torna su Torriani e può organizzarsi, calmare i ritmi, abbassarli. Doveva prendere fallo la Losio, invece ha buttato questa palla. Girotto per Colombo, rientra intanto Medina, che ha smaltito i postumi del colpo subito nei minuti precedenti. Il tiro di Girotto che ha provato ad incrociare, palla che è terminata al lato, ha riconquistato palla il Leno. Può andarsene Medina, adesso Costanzo, nuovamente Medina, la palla larga, lo scarico per Losio che ha spazio per la conclusione, si abbassa e para Piffer. Che parata della Piffer, esce, segue il braccio e ipnotizza Losio, bloccando addirittura un tiro. Aveva tantissimo spazio la Losio per poter guardare, aveva tutto il tempo per poter guardare il movimento del portiere, probabilmente non se ne avvede. Girotto, Costanzo, sempre più due in a favore della Leonessa Brescia. Le finte da parte di Costanzo, poi Torriani, Colombo, passivo. C'è la segnalazione di passivo, gran passaggio questo di Girotto, manca la presa del pallone Ucchino. Dall'altra parte la seconda fase, il tentativo di ricerca della velocità da parte del Leno, con un tentativo poi d'anticipo che non va a buon fine di Galli. Galli che ha superato con il pallone nelle mani la linea. Ancora tanta fretta nei passaggi, passaggi imprecisi che non consentono una manovra fluida. Questa volta che azione si è fatta perdonare la Losio dal tiro sbagliato di prima. Uno contro uno, in penetrazione, la difesa colpevolmente immobile, e la Losio ringrazia, accorce le distanze, 19 a 20.
20-19, 21esimo minuto del secondo tempo, 51 complessivi sul cronometro. L'uno contro uno di Bellini, che se n'era andata con grande agilità e ottiene un tiro dai 7 metri. Ottima la sua azione personale. E dalla linea adesso andrà Natalia Girotto. Il tiro di Girotto e para Ramazzotti, che tiene a galla Leno. Questa sì che è una parata importante. Questa è una parata di un'importanza incredibile. 17 parate per Ramazzotti. Stankowski la conclusione. Anche questa però non è da meno. E ha parato anche Piffer dall'altra parte. Sì, non è da meno effettivamente, perché permette al Brescia di attaccare nuovamente per il possibile più due. Tutto da rifare. Time out. Lo chiama questa volta Gaspare Scalia sulla panchina della Lionessa Brescia. 20-19. Il punteggio vuole parlarci su. Il tecnico della formazione di casa. Ascoltiamo le sue parole. Facciamo l'attacco classico alla 6-0. Ho bisogno che Fede si liberi, che Virgi abbassi per attaccare qua. Ho bisogno che Virgi abbassi il blocco. Ho bisogno che Maia arrivi qua, alta, sul terzo. Se c'è Virgi, bene. Sara, tu devi essere in questo spazio, in questa direzione qua, e devi attivare questa avanti ancora uno contro uno, e Sabi sta esterno. Questo è fuori, posso tagliare questo? Sì, quando la palla arriva a Sara, sì, ma deve essere fuori a 9, sì, fuori a 9. Se no ci manca l'ala, e tu se taglia Zo, tu la tagli all'ala subito. Dai, le indicazioni di coach Gaspare Scalia, che è andato ad organizzare la fase d'attacco della sua squadra in un momento estremamente importante della gara. 20-19, 7 e mezzo, poco più da giocare, siamo ad un primo crocevia probabilmente. Eh sì, queste, anche perché in questo momento, in questa fase del match, la stanchezza si inizia a far sentire. Ha cercato la conclusione Colombo, era stato un tiro ben costruito, ben costruito. Per la verità è stata ancora una volta brava con la sua 18esima parata Colombo ad Ramazzotti ad intervenire su Colombo. Piffer, straordinaria parata, stratosferica, penso che stiano facendo a gara l'una con l'altra a questo punto. Anche perché la Piffer in questo momento ne fa 16, quindi numeri ragguardevoli per entrambi i portieri, che stanno tenendo basso il punteggio e stanno impedendo ad entrambe le squadre, a Leno di agganciare, esatto, e al Brescia di fuggire. Tengono bloccata, congelata la partita con un gol di distanza. C'è il taglio di Galli come doppio pivot, si alza anche il volume del Pala San Filippo. 9 metri, cambio di posizione tra Tanic e Bellini, l'uno contro uno di Tanic, fallo. 9 metri. Si è spostata Tanic a terzino sinistro, sta cercando di trovare gli spazi un po' dove può. Ancora Tanic, il tiro dai 9 metri, ancora Ramazzotti che è brava, soprattutto reattiva su un tiro che era stato deviato. Era stato deviato dal muro, eppure riesce a metterci il piede. Romeo. Ancora 19-20. Romeo. La palla anticipata da Ucchino, le squadre non riescono ad andare a segnare, non riescono a sbloccare questo punteggio che dà ragione sì alla Lionessa Brescia, ma di misura, e dunque è assolutamente impossibile azzardare ogni tipo di pronostico, ogni tipo di previsione. Entra Torriani in posizione di pivot, giro di palla. Bisogna limitare queste palle perse, altrimenti accanto al merito indiscusso di entrambi i portieri, però c'è anche il demerito nelle manovre d'attacco di tantissime palle perse da entrambi i lati. Anche in questo caso una palla buttata via dalla Lionessa Brescia. Medina che va in palleggio, l'uno contro uno di Medina, fa tutto da sola, parato, poi attenzione a Gaddi, aveva parato Piffer. Gaddi si prende un tiro dai 7 metri e c'è un 2 minuti. Vediamo chi? Per Serena Morgano, che era appena entrata. 2 minuti e c'è la
nuova superiorità numerica per Leno con Romeo che va dalla linea dei set con in mano la palla del possibile pareggio. E arriva la rete, parità. Aveva intuito la Piffer, era andata nel lato giusto, in spaccata, ma la Romeo è stata più precisa, è riuscita ad impattare, 20 pari. Ma che partita sta facendo la Gaddi, solo 3 gol, ma quanti rigori presi, quanti ne ha fatti fare, almeno il doppio. Girotto, le finte, poi il fallo. Ai danni di Colombo, 9 metri, Torriani pronto a far ripartire l'azione. Ancora la palla per Girotto, di nuovo parità, 20-20. Girotto ha raccolto un passaggio poco preciso delle compagne, deve tornare nuovamente per vie centrali, il pallone sulla linea dei 6 metri, tiro dai 7 metri per questo fallo su Torriani. Probabilmente c'è stato uno scambio di cortesie dove ha avuto la peggio la Tanic. Che però si riprende e si porta sulla linea dei 7 metri. Il tiro di Tanic che va a segnare. Spiazza questa volta Ramazzotti. La palla dentro per Gaddi, dall'altra parte il tiro e stavolta ha avuto troppa fretta nell'andare a tirare, errore in fase di conclusione. Un po' di difficoltà nel controllare quella palla, quindi ha perso il tempo e purtroppo ha avuto, purtroppo per il Leno, è uscito un tiro affrettato, poco preciso, non aveva il controllo perfetto di quel pallone. 21-20 in favore della Leonessa Brescia, attacca Tanic, il suo 1 contro 1, la palla alta, poi il servizio sopra le mani della difesa di Leno, pallone che era arrivato direttamente a Colombo che lavora incessantemente la terzino destro, ora Girotto, è andata ancora una volta da Colombo, lo scarico per Torriani, un tiro complicato e stavolta la palla si infila beffarda alle spalle di Ramazzotti. 22-20 e questo è un gol che pesa. Che gol che è stato fatto da Torriani, non so dove inizia la bravura della Torriani e finisce la responsabilità e inizia la responsabilità della Ramazzotti, comunque come hai detto giustamente tu, un tiro beffardo, un tiro con un effetto stranissimo a rientrare, tra l'altro eseguito da un'ala destra con il braccio destro, quindi contromano, fuori mano. Ascoltiamo il time out. Adesso Fuzzano. Sta cercando di spronare le sue giocatrici, non vuole che demordano, vuole assolutamente che rimangano con la testa su questa partita. Hanno ancora la possibilità, manca ancora tantissimo. 2 minuti e 37 secondi sono un'enormità nella pallamano, soprattutto con questi ritmi. Bisogna essere concentrati in difesa e non sprecare palle in attacco. Attacco di Leno, Losio. Costanzo la butta dentro nuovamente per Losio, la palla larga, attenzione alla serie di finte, ci vorrebbe la Stankowski fallo in questo momento a togliere le castagne dal fuoco, un po' sottotono fino a questo momento, ancora fallo. Stankowski per cercare di realizzare, di tenere accesa la fiamma della speranza di Leno che si spegne almeno per un attimo nelle mani di Natalia Girotto che riconquista palla. E Leno non ha assolutamente fretta, Matteo. Tutta la calma del mondo per gestire questa palla che potrebbe essere decisiva a questo punto. Credo che giocheranno al limite del passivo. Tanic, 1 minuto e mezzo, 2 gol a dividere le due squadre.
Brescia, cronometro e punteggio dalla sua, punteggio in particolar modo, l'esultanza la vedete dalla panchina bresciana, 23-20. Ora Stankowski deve affrettarsi a concludere, para Piffer, è una parata importantissima, ancora una volta almeno quanto il gol segnato un attimo fa dall'altra parte, 23-20. Ora entriamo nell'ultimo minuto di gioco e il pubblico bresciano ha già iniziato a festeggiare perché i due punti sono di fatto messi in tasca e sono in cassaforte. Girotto ha fatto gol mentre Stankowski non è riuscita a cercare di far rimanere il Leno almeno gli ultimi secondi attaccati al match. C'è una palla recuperata adesso da De Angelis con il contropiede da parte di Giulia Losio che va a realizzare, 23-21, ma mastica amaro il Leno perché è un gol che probabilmente non servirà per andare a confezionare la rimonta. Bisognerà tenere per quanto riguarda la Leonessa Brescia in questi ultimissimi secondi. Non vuole però lasciare nulla di intentato, nulla al caso Gaspare Scalia, il tecnico della formazione bresciana, che sul più 2, 23-21 con 19 secondi da giocare, chiede un time out. Ascoltiamolo. Non gliela puoi lanciare da qua? Non gliela puoi lanciare da qua col terzino ancora qua? Devi finire l'attacco. Ok, adesso Nadi, Sabri e Maia, Nati e Sabri, i leali qua sui 10 metri, Pivo che si propone da una parte all'altra per giocare con i terzini, non cerchiamo palla dentro a Pivo, ma continuiamo a incrociare, sì, ma al massimo prendiamo fallo. Vuole incrociare, non vuole la palla al pivot, non vuole perdere il pallone, non vuole consentire a Leno una ripartenza in velocità, piuttosto prendere fallo. Far trascorrere ovviamente via i secondi, Colombo, il tiro di Torriani che la chiude così, 24-21, arriva la rete del nuovo più 3 che fa impazzire il pubblico della Pala San Filippo di Brescia, Brescia che dunque al netto di questo ultimo tentativo comunque vincente di Medina che chiude la partita sul 24-22, Brescia festeggia, vince il derby lombardo della 8ª giornata del campionato di Serie 1 femminile e si porta solitaria al quarto posto superando la formazione del Dossobuono, e occhio alla settimana prossima perché c'è lo scontro diretto, Dossobuono affronta proprio Brescia. Ma oggi Matteo, che partita che abbiamo visto! Il Brescia vince meritatamente, ma il Leno esce a testa alta, vende carissima la pelle, e due squadre che hanno dato tutto in campo e hanno animato e hanno dato lustro a questa partita assolutamente avvincente fino all'ultimo secondo. Una partita emozionante, una partita densa di significato, l'avevamo accennato nel corso del prepartito, l'avevamo sottolineato con i due allenatori, la vince la Leonessa Brescia che ha avuto il merito di stare di fatto praticamente sempre avanti anche se a fasi alterne con i ritorni di un Leno che ha venduto cara la pelle, seppur da neopromossa ha giocato una grande partita, una partita di grande carattere. Brescia merita, Brescia c'è, Brescia in corsa per le prime 6 posizioni per la pool playoff. L'abbiamo visto questa sera. E dunque, grazie Gigi per essere stato con noi questa sera. È tutto dalla Pala San Filippo di Brescia, la festa del pubblico di casa con le proprie giocatrici per chiudere qui su Sport Italia questo appuntamento con la palla a mano. Ricordo il punteggio, Leonessa Brescia batte 24-22 il Leno nel derby dell'8ª giornata della Serie 1 femminile. Domenica prossima appuntamento sempre alle 17:15 in collegamento dal Pala Savena di Bologna per Bologna Cingoli, scontro salvezza fondamentale per il campionato di Serie 1 maschile, sarà l'11ª giornata. Dal Pala San Filippo è tutto, da Matteo Aldamonte grazie per essere stati con noi, buon proseguimento con i programmi di Sport Italia e buona pallamano a tutti, alla prossima!